La mettiamo per terra. Vediamo che succede. Boom! Sì, ci è passato sopra, c'è la forma della ruota. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dali Lu, sono una regista e filmmaker di professione che condivide qui su YouTube trucchi e consigli utili per chiunque voglia fare il mio stesso lavoro, ma anche e soprattutto tutto quello che imparo dai miei set ed anche dai miei errori. 31 dicembre 2014, ancora me lo ricordo come se fosse ieri, il capodanno più brutto della mia vita, la sera in cui ho perso tutti, e dico tutti, i miei file per colpa di un hard disk. Se da una parte potevo almeno essere contenta che in quell'hard disk non c'erano file di lavoro, dall'altra parte in realtà è stato bruttissimo perché erano tutti file personali, tutti ricordi della mia adolescenza. Oggi mi fa sorridere che dal 2009 al 2014 ho praticamente un buco digitale della mia vita perché era tutto in quell'hard disk. Foto, file personali, idee, le prime canzoni scritte, tutto perso. Poi però, allo stesso tempo, spesso mi capita di voler riascoltare qualche bozza o rivedere la fotografia di un momento che è stato importante per il mio percorso e non posso farlo e torno ad arrabbiarmi con me stessa perché in realtà potevo evitare quella spiacevole situazione. In questi 31 anni di vita mi sono passati sotto mano un'infinità di dischi, a partire dai vecchissimi floppy, passando ai CD, poi le SD, gli hard disk meccanici, fino ad arrivare alle SSD di ultimissima generazione. E c'è una cosa che ho capito alla fine, che non devo mai risparmiare sulla qualità dei supporti di archiviazione che utilizzo. Lo sapete, sono quel tipo di persona che preferisce ingegnarsi con quello che ha piuttosto che spendere soldi in cose nuove che escono, ma non quando parliamo di archiviazione, soprattutto dopo quel capodanno. Attualmente nel mio workflow ci sono gli hard disk meccanici per archiviare i lavori chiusi, che quindi stanno lì, staccati dalla corrente, a cui accedo solo quando, nell'eventualità futura, debba recuperare un progetto o un file particolare. E poi ci sono le SSD, che ormai sono gli unici dischi che utilizzo per montare, ma anche per registrare, perché utilizzando la Blackmagic Pocket 6K Pro preferisco usare direttamente gli SSD anche in registrazione. In realtà lo faccio anche quando mi capita di usare la GH6. Insomma, quando utilizzo una camera che può registrare su SSD, registro su SSD. Ed oggi voglio parlarvi delle SSD di SanDisk Professional che ho inserito ultimamente nel mio workflow lavorativo. In particolare sto parlando della Pro G40 e del Pro Blade Transport con il Pro Blade Mag. Di questi ultimi due ve ne parlo dopo perché sono un qualcosa di ma che figata. Mentre questo Pro G40 è un SSD NVMe ultra resistente ed ultra rapido. È l'SSD più veloce che io abbia mai utilizzato, perché ha delle prestazioni con velocità fino a 2700 MB per secondo in lettura e in scrittura. Praticamente può trasferire 50 GB in 30 secondi ed ha una doppia compatibilità. La Thunderbolt 3 a 40 Gigabit per secondo e l'USB-C a 10 Gigabit per secondo. Con i nuovi Mac praticamente riesce a sfruttare la Thunderbolt 3, infatti i trasferimenti di file che ho fatto in queste settimane sono stati veramente velocissimi. Ripeto, più veloci di qualsiasi altra SSD esterna che io abbia provato. E regà, ne ho usati veramente di tantissimi tipi. Il corpo è in alluminio e questo permette di evitare il surriscaldamento del disco interno. Questo fa sì che intanto non si abbiano sbalzi di velocità, ma non si rischia neanche di andare a fondere il disco. In questo modo andiamo a salvaguardarne la salute e di conseguenza facciamo stare al sicuro i nostri file. E ve lo dico perché io fino a qualche settimana fa utilizzavo come disco principale per montare un SSD NVMe di quelli stick, quelli che si installano praticamente all'interno dei PC fissi, inserito in un case con dissipatore, perché ovviamente era l'unico modo di utilizzarlo senza farlo fondere, perché sono tipi di SSD che si scaldano un botto. Avrò comprato tipo 5 case prima di trovare quello giusto, però insomma le ventole del dissipatore ogni volta che attaccavo l'SSD al PC sembrava che stesse per decollare un aeroplano, e poi comunque alla fine non ha mai raggiunto i livelli di velocità lettura scrittura che erano segnalati nelle specifiche tecniche. Era l'SSD che utilizzavo prima di provare questa Pro G40 di SanDisk Professional e ormai praticamente questa l'ha sostituito a pieno. Mai un problema, sempre reattiva e fresca come temperatura, e io ci macino con i file, monto praticamente soltanto con i file RAW in 6K, anche slow motion ormai, e poi regà,
mega resistente. E proprio della questione resistenza vi voglio parlare, perché questo Prodigy 40 è resistente alla polvere e all'acqua, quindi nel caso in cui vi si rovesci un bicchiere d'acqua sopra mentre state montando, state tranquilli che i vostri file sono salvi, e non sapete quante storie ho sentito di file persi per colpa di un semplice bicchiere d'acqua. È resistente alle cadute da un massimo di 3 metri su un pavimento con moquette, che comunque ci fa star sicuri che se ci dovesse cadere dalle mani o dalla scrivania i file sono salvi, e soprattutto è resistente allo schiacciamento sotto un peso massimo di 1,8 tonnellate. E qui era obbligatorio che io facessi un test matto per verificarne la robustezza. Farci passare sopra un'automobile. Non una, ma ben 2 volte. E regà, non sto scherzando. Regia, mandiamo l'RVM, per favore. Ci siamo, è arrivato il momento di fare il test e vedere come regge. Abbiamo fatto il test di speed test prima di metterla a terra, tra poco ci passeremo sopra con la macchina, faremo un ulteriore test di speed test per controllare che poi, a parte il fattore estetico, sarà ancora funzionante anche a livello di velocità. La mettiamo per terra, vediamo che succede. Eccola che la prende. Vai. Sì, ci è passato sopra, c'è la forma della ruota. È solo sporca, raga. Dopo la prendiamo e vediamo sotto com'è. Facciamo secondo tentativo, più veloce, vai. Boom. Guardiamo, la solleviamo. Esteticamente mi sembra solo sporca, sì. Effettivamente sì, questa con un panno umido la puliamo, vediamo dietro, ma devo dire che a parte qualche contatto con il pavimento, perché ovviamente è giusto che sia, mi sembra tutto a posto, anche la parte del connettore. Quindi adesso la attacchiamo al Mac, facciamo il secondo speed test e diamo il responso, quindi prendiamo il computer. Allora, cavetto, ovviamente utilizziamo sempre il suo proprietario. Io sono quello che ci è passato sopra, è stato emozionante. Questo sasso. Come un sasso. Ho percepito. Quindi è dura. Direi proprio che è molto dura. È molto dura. Prodigy 40. Comunque lo legge, cioè già. Sì, lo legge. E funziona esattamente come funzionava prima. Non è cambiato niente. Capito che bomba! Parliamo ora del ProBlade Transport e del ProBlade Mag, perché è un qualcosa di nuovo ed anche molto interessante secondo me. Questo è un sistema di box, il ProBlade Transport, con stick SSD, il ProBlade Mag, ed è il sistema che ho utilizzato come SSD collegato alla mia camera per registrarci direttamente su. È un qualcosa di nuovo perché, a differenza di qualsiasi altra SSD, che quando praticamente finisci lo spazio devi prendere, staccare e sostituire, in questo caso quello che faccio è semplicemente sostituire il mag dal ProBlade Transport. Questo mi permette di avere dietro tutti quanti i terabyte necessari senza troppo ingombro, perché i ProBlade Mag sono piccolissimi e devo avere dietro soltanto un ProBlade Transport. Ed è molto figo il fatto che la connessione tra le due unità sia salda, in modo che non c'è alcuna possibilità di scollegamento e quindi danneggiamento dei file. Ma la cosa ovviamente importante è che anche in questo caso parliamo di SSD NVMe ultra veloci tramite USB-C da 20 gigabit per secondo fino a 2000 megabyte per secondo in lettura e scrittura. E detta proprio in termini semplici, ci ho girato senza alcun problema in RAW 3:1 in 6K con la Pocket, quindi il formato massimo disponibile, il più pesante, in slow motion a 50 fps, cosa che non ho mai potuto fare con alcun'altra SSD che avevo. Come per la Prodigy 40, anche in questo caso il dissipatore termico in alluminio evita il surriscaldamento dell'unità per mantenere alta la velocità.
sempre con resistenza alle cadute da 3 metri su un pavimento con moquette e uno schiacciamento sotto un peso massimo di 1,8 tonnellate. Inoltre questi ProBlade Mag possono essere inseriti anche all'interno di una station, sempre di SanDisk Professional, la ProBlade Station, che è un sistema da studio che permette il caricamento di 4 mag in contemporanea, che fa arrivare questi dischi praticamente fino a 3000 megabyte per secondo, sia in lettura che scrittura, il che è veramente assurdo. Quindi, come vi ho detto prima, utilizzare dei dischi che possano essere sicuri in termini di salvaguardia dei nostri file è importantissimo, soprattutto per noi che con i file ci lavoriamo, e in questi supporti di SanDisk Professional ho trovato proprio questa sicurezza. Sono a tutti gli effetti le cassette di sicurezza per i miei file e quelli dei miei clienti. In descrizione vi lascio il link al sito di SanDisk Professional, così potete andare a dare uno sguardo più da vicino a tutto, e fatemi sapere nei commenti come vi comportate con i vostri dischi e se vi è mai capitato qualcosa di simile alla mia esperienza. Se volete supportare il lavoro che faccio, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina, così da non perdervi i prossimi video che arriveranno. Lasciate un bel mi piace e condividete il video con i vostri amici videomaker. E come ultima cosa, se avete trovato utile questo video, sicuramente troverete interessante anche uno di questi altri due. Vi saluto e vi ricordo che ci vediamo con un nuovo video ogni lunedì ed ogni primo e terzo giovedì del mese alle 14, sempre qui su YouTube con me, Dalilu. Shoo!